Buongiorno a tutti e ben ritrovati anche quest'oggi alla consueta rubrica Caffè Mercati. Un saluto da Riccardo Zago. Ringrazio tutte le persone che hanno partecipato ieri, eravamo moltissimi connessi, 200 se non sbaglio, quindi veramente molti e ringrazio veramente tutti. Andiamo a fare qualche aggiornamento perché ci sono. Prima però, come sempre, calendario economico, eccolo qui. Martedì 10 luglio 2018, primo dato importante tra un'ora, il GDP in Gran Bretagna, Gross Domestic Product, un dato molto interessante che riguarda l'economia, produzione manifatturiera sempre tra un'ora, sempre in Gran Bretagna, e poi invece alle 11 abbiamo la rilevazione ZEW del sentimento sull'economia tedesca, un dato che io seguo sempre molto da vicino. E nel pomeriggio ci spostiamo, come sempre, in America, nuovi lavori JOLTS, alle ore 16. Qualche dato interessante c'è e ora andiamo quindi a vedere la sterlina. Parliamo di sterlina. Allora, come detto ieri il webinar del lunedì, a 0,89 sono entrato. Questo non sono riuscito a condividerlo con voi in tempo perché non me ne sono neanche accorto, devo dire. Avevo messo molto molto tempo fa un sell limit proprio a 0,89 perché era comunque una fascia che mi interessava, tutta questa qui che va da 0,89 a 0,89,50. Il mio target è 0,88,36. Ora sposto lo stop in pareggio e lascio correre. Se qualcuno come me aveva messo l'ordine pendente lì, perché mi ricordo l'avevo fatto vedere a un trading live ma ancora diversi mesi fa, e allora bene, sta guadagnando. Il target lo abbiamo appena visto e adesso provvederò anche a portare a casa parte della posizione. Andiamo avanti e parliamo di GBPAUD, perché ieri ha rotto il supporto in area 1,7780, anche se verso fine giornata un po' ha recuperato un po' di terreno, non chiudendo al di sotto del minimo del 29 di giugno. Quindi che dire, continuo sicuramente a mantenere le mie posizioni, ma questa volta sposto lo stop in pareggio in area 1,79. Proseguendo, che cosa troviamo? Proseguendo troviamo euro-dollaro. Abbiamo parlato ieri di euro-dollaro, guardate che candela di pausa o comunque indecisione che si è formata. Una posizione al ribasso a mio avviso potrebbe starci, però io voglio attendere, magari un altro rialzo fino in area 1,18-1,18,20 per provare uno short. Quindi proprio da qui, con stop alla chiusura dei prezzi al di sopra del livello di 1,18,53, che non è altro che il massimo della candela di giovedì 14 giugno. Proseguendo, andiamo a vedere il gold, perché ha chiuso al di sotto del livello di 1260, proprio come commentavo ieri, e quindi la direzionalità non è ancora stata presa per bene al rialzo. Mantengo comunque le mie posizioni perché voglio raggiungere il target in area 1280. Vedremo se ci arriverà. Per ora non sposto però il mio stop in pareggio. Concludiamo con il Nasdaq, che ha raggiunto i massimi di periodo. Un attimo che vado a cancellare questa linea così li vediamo molto bene. Ecco qui, abbiamo sfiorato quindi nuovamente i massimi storici, i massimi di giovedì 21 giugno 2018. Vediamo, guardate queste tre candele, guardate che belle, apertura sui minimi, chiusura sui massimi, una grande forza, e a mio avviso questa zona verrà rotta al rialzo. Comunque io mantengo sempre le mie posizioni di lungo termine sul Nasdaq. Per ora ho concluso, io vi attendo come sempre su investire.biz. Oggi è martedì, ma domani, attenzione, trading live con me dalle 16 alle 17, un'ora di operatività. Un'ora di operatività insieme, quindi vi aspetto come sempre numerosi. Vi ringrazio, auguro una buona giornata e un buon trading a tutti.